Ragazzi, io provo con la seconda armata perché questo mi sembra tosta. Quindi arcieri. Non so se stavolta però difenderemo, eh. Ma attaccheremo. Di solito Sigio Vigo Pass è in attacco. Mamma mia, stasera ragazzi mi avete abbandonato tutti e non mi avete seguito quasi nessuno. Soltanto in due. Da un po' non mi segue più Samasa. Non so come mai non la vedo più collegata da tanto tempo. Allora, ragazzi, io mi metto col cannone. Mare di danno. Provo. Becco le frecce, danno da lontano. Sto anche bruciando. Che è meglio avvicinarsi. Come vedete, gli lanciano cannonate da vicino. Dai, portate avanti sta scala. Scappano, si ritirano. E muori. Beccherò? Sì, che lo becco. Si è aperto un gate, sta arrivando la cavalleria del nemico. Devo difendere gli arcieri, porca miseria. Sono tanti questi cavalli, oh. Dai che morite. Ve ammazzo tutti, bastardi. Pezzi di merda. Ora qualcuno è qua in mezzo. Tanta cavalleria il nemico, eh. Cazzo, me. E i miei uomini hanno finito le frecce, ragazzi. Devo tornare qui. Dobbiamo prendere questo punto dove ancora sfornano cavalleria. Così cambio l'armata, ragazzi. Get into position. Veloce, dai.
fatto che hanno finito le frecce, ragazzi. Quindi non so se adesso si carica pure le frecce. Forse sì. Sì. Hanno recuperato le frecce. Quindi a sto punto, ragazzi, me li tengo. Get going! C'è stata una breccia. Adesso il nemico attaccherà molto forte qui davanti. Io provo a mettere le mie armate qui. Nemico, eccolo qui. Sto prendendo fuoco. Mi curo. Fortissimo sto tizio. Tutte le truppe alleate sono andate a farsi benedire. Più di beccarla in destra, ragazzi, non so che fare. Dai. Mai, non hai. Questo non devi farlo. Altrimenti si rigenera un po' di salute. Ma è vinta o è sono rimasto in battaglia? Ecco. Rattan Vipers. Mamma che laggoni, ragazzi. Allora. Vediamo un po' se abbiamo qualche missione secondaria, dai. Allo Smith, vediamo se finalmente abbiamo gli oggetti necessari per andare avanti con queste missioni secondarie. Tutti dallo Smith. Dai. Tool of Victory. Forse ho completato una delle missioni. Adesso andiamo dall'Almorer, che è qui accanto. Guest dovrebbe darmi la reward. Allora, questo non è adatto al mio set, quindi devo prendere soltanto il primo. Perfetto, anche questa l'abbiamo completata e andiamo dallo sceriffo. Allora, prima vado a indossare questa nuova. Fermati, vieni qua, player. Player. Questo. Ma non è questo. Ecco, infatti. Vedo completamente diversa.
Gli altri sono più scarsi. Non mi conviene. Molto più scarsi. E questo è il mio classico arco. Non è che siano tanto migliori, però comunque meglio di niente. Adesso andiamo dallo sceriffo e dovremo continuare a migliorare le missioni. Le missioni queste iniziali. Sta andando a puttane sto gioco. Se non fanno subito un update, un fix, praticamente sta andando una merda. Dove si blocca? Refinery Oversize. Overseas. Vediamo cosa ci chiede di fare. Ciao. Guest completata. Accetta. Ed è, come vedete ragazzi, il tutorial è un susseguirsi di missioni. Adesso devo andare dall'Artillery Craftmaker. E vediamo di creare un'arma. Io direi, vediamo cosa abbiamo. Cioè, non abbiamo niente, non abbiamo un cavolo. Vabbè, prima forse devo da lui raffinare i prodotti per poi chiedere appunto. Devi creare un cannone. Ok. Allora, vediamo cosa abbiamo noi. Io sta roba ce l'ho dietro, ne ho anche molta, tipo seasoned wood dal pine timber, ne ho un bordello, come vedete 2700 è. Quanti ne facciamo? Non lo so, ne fai 100. Per farne 100 spendo. Ah certo, devo pure pagare, no? Vabbè, farne 50. Perfetto, 50. Vediamo gli altri materiali che noi abbiamo. Tipo cotone. E fai altri 50 pure di questo. Mi costa 100. Sono tutti i prodotti che noi abbiamo raccolto in giro per la mappa prima nel FIFA. Cesare mi chiede: ma tu hai World of Warcraft? No, Cesare, non è il genere che fa per me. Non l'ho mai giocato. E questo per fare 50 non mi basta, ne ho troppo poco. Questo invece ne ho 1500, vediamo se mi bastano. Sì. Altri 100. Questo l'abbiamo fatto. Di questo ne ho 6000. 50 ce li possiamo permettere. Sto un po' raffinando un po' di prodotti che abbiamo raccolto in giro nelle varie miniere sulla mappa. Per il resto non posso farlo. Questo addirittura crea materiali epici. Infatti si fondono più prodotti di questi che abbiamo prima, ma non credo di poterne fare. Manco mezzo ne posso fare. Forse questo ad esempio. Sembra 50. Costa 1000. Questo ordine non è neanche possibile perché devo avere capacità di livello 5 che non ho. Peccato perché potevamo giocare insieme. Lo so, Cesare, è un gioco che non mi ha mai preso, World of Warcraft. Io ti posso magari dire una serie di giochi, magari tu li possiedi. Ci giochiamo insieme. No, questa missione possiamo farla. Vediamo qui. Questa. Questa. Poi non c'è altro, eh. Quasi tutto finito. Ormai le missioni sono queste. Raffini i prodotti, li porti
allo sceriffo, e poi abbiamo passato alle prime missioni di raffinare i prodotti e ti crei le armi. Yes, sono queste. Questo adesso che ho è devi uccidere 5 nemici utilizzando l'artiglieria per completarla. Questa time consider move in the world, open the house interface e selezioni la casa con cui vuoi iniziare, che non ho mai fatto. E questo ottieni una vittoria. Oggi abbiamo soltanto perso. Ovviamente in Siege Battle, chiedo una specifica. E vinci un duello. Facciamo un duello, va, vediamo se troviamo qualcuno disposto a picchiarmi. Duello. Vediamo se inizia. Lo faccio vedere. Ok, sta iniziando il duello. Con la tipa. Ciao, sono qui, guarda. Sto qui. Più forte di me. Quei calci, tanto è più forte di me, ragazzi, quindi meglio perdere, dai. Ok, sei stata bravissima, complimenti. Ok, parliamo con lo sceriffo e completiamo questa missione. Come vedete, ragazzi, è tutto un susseguirsi di eventi. Se si gioca da solo, poi piano piano diventa anche noioso, eh. Come vedete, anch'io un po' sono preso di noia, non so più che fare. Fatto spedizione di livello 1, 2, Field Battle me l'hanno bloccato. Io direi, ragazzi, di farci l'ultima Siege Battle per questa live, anche perché il pubblico, ahimè, è assente stasera, soltanto un follower in più. Stiamo un po' peggiorando, devo dire. Eravamo partiti alla grande con ben 7 follower in un solo giorno, in un solo live. Invece stasera proprio il pubblico è calato di brutto con sto gioco. Cesare mi dice che magari è l'orario. Boh, non ti so dire. Secondo me è proprio il gioco. Non ti preoccupare che non puoi giocare domani, non ti preoccupare, tranquillo. Troveremo un altro momento per giocarlo, anche perché domani ti ho detto che porterò un'altra live, un altro gioco. Dopodomani pure. Dopodiché sicuramente ritorneremo ai Fausti dei primi giorni, ragazzi. Sicuramente l'unico gioco che al momento tira è Bannerlord. Se voglio portare sul mio canale sarò soltanto live di Bannerlord. Mi sa che è l'unica soluzione. Il fatto che io avendo YouTube preferivo selezionare un po' i giochi perché altrimenti già sono arrivato a episodio 65 nella serie di Bannerlord. E cioè, oggi l'ultimo gameplay che è uscito è il 15. Cioè ho 50 episodi di Bannerlord che se li metto uno al giorno praticamente ci faccio 2 mesi. Quindi che cavolo faccio? Mi trovo in crisi. Al massimo posso fare che faccio uscire 3 episodi al giorno di Bannerlord. Sarà un po' pesante, ragazzi, ma almeno io scarico i prodotti. Non vedo via d'uscita. Altrimenti farò un pubblico diverso e proverò magari le live. Bannerlord non lo porto più a video, lo porto solo a live. Allora, mi dice Cesare, tu prova a farlo in un orario dove la gente è più sveglia e poi non c'è più dubbio. Non farlo più, ma almeno provaci.